Era veramente tantissimo tempo che mancava la pulizia di cadaveri, la pulizia dei crimini, la pulizia di scene di reati efferati. Oggi siamo qui per proseguire la nostra avventura in Crime Scene Cleaner. Prima di iniziare, ovviamente, vi do il bentornato sul mio canale di gaming. Lasciate un bel like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale che siamo vicini ai 260.000 iscritti. Bentornati! Scusate, mi è partita Arduce. Su Crime Scene Cleaner. Per chi non conoscesse il gioco, è semplicemente un simulatore in cui andremo a pulire determinate scene del crimine. Cortocircuito. Anon King, re dell'ano. Tre cadaveri, luogo piccolo, 6.500 dollari. Va benissimo. Non devi sapere il mio nome, ma io conosco te, signor Kowalski. Il mercato immobiliare è impazzito, quindi ovviamente dovevo manomettere il prezzo di quella casa fantastica che avevo adocchiato. Ho hackerato il suo sistema di domotica e spaventato la famiglia che ci viveva, facendogli credere che fosse una casa infestata o no. Non avevo previsto visto il colpo di scena dell'omicidio-suicidio. Frate, è letteralmente la storia di Pistorius. Possiamo andare in macchina. E finalmente possiamo pulire. Mi mancava la pulizia dei cadaveri. A 10.000 like andiamo a pulire un cadavere reale. Video con la polizia scientifica, capiamo. Villa infestata. Oh merda, ma è super creepy. Smaltisci i cadaveri 0 su 3. Cancella le registrazioni di sorveglianza e va bene. Quelli sono quelli generici della villa. Poi abbiamo il piano terra. A quanto pare abbiamo anche il piano 1. Pulisci tutto il sangue, raccogli le prove. Rimetti i mobili. Distruggi l'aspirapolvere robot. Allora, intanto accendiamo la luce. Oh, madonna, un altro gameplay. Devo capire che non è effettivamente infestata sta roba. Quindi siamo sicuri che non è infestata veramente, eh? Io ho paura. Frate, ma si sono abbassate tutte le luci. Ah, ma la luce si scarica. Ma ditemelo prima. Vabbè, prima danna sopra. Piano terra? Ma piano terra perché ci stanno ste porte da dove aprire. Merda, ma la luce dura pochissimo. Aspetta un attimo. Frate, ma so dubbioso. Beh, lascia qua, almeno è illuminato. Frate, siamo sicuri che non è infestata davvero? Merda. Frate, hai fatto un casino. Qua c'è un altro cadavere. Frate, io te lo dico, sono ultra spaventato. Ah, questa è una prova. Interagisci. Smart speaker, nuova prova di crimine. Ah, ok, tutti questi suoni provengono da lì, va bene. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Qua c'è un'altra prova. Ah no, la chiave del salotto. Oh, finalmente. Raccogli, questa ci potrebbe servire. Qua si può riempire l'altra acqua. Questo si può spegnere che mi sta inquietà? No, non sembra esserci altro. Però l'importante è che abbiamo preso la chiave del salotto. Ortacci tua, frate. Frate, ma è ultra inquietante questa roba. Spegni questa cosa, spegni questo coso. Entriamo un attimo nel PC. Dovevamo eliminare le cose della sicurezza. Cos'è brute force hacking? Cioè, fa da solo? Ah, non posso. Ah, sì, posso. Non posso vederli, scusa. Me li fai vedere? Posso solo eliminarli? Elimina. Elimina tutte queste cazzo di prove video. Ok, tecnicamente tutte le riprese sono state cancellate. Non mi sembra troppo huge come situazione. Poi qui puliamo tutto. Volevo solo farmi un giro randomico. Intanto perché abbiamo trovato. Frate, c'è un altro speaker qui. Ah, eccola, spegni. E pia sta cassetta. Holy shit, frate, io vorrei chiedere come è successo che da una finta possessione della casa si è arrivato a un omicidio-suicidio. Questo si può rubare, ruba l'anello. Torniamo di sotto. Perché noi avevamo la porta della casa Ah, il robot aspira... No, frate, il robot aspirapolvere ha creato un pentacolo satanico per terra. Colpisci il coglione. Affanculo, coglione. Ok, massacrato. Pentacolo satanico. Guarda il video con Cesare e il gatto. Guardiamo il video. È il video di un micio? Ma questa stanza è piena dei quadri del gatto, frate. È più inquietante questo che tutta la possessione. La possessione è il gatto. Penso che vada all'infinito così, frate. Quindi lo lascerei stare un attimo. Ma se può spegne? Ah, se può rubare il gatto però. Qua c'è un'altra porta, frate. Ah no, qua si apre di là. Ok, tecnicamente abbiamo Ah no, ma ho perso il jumpscare. Ah, guarda lo speaker dove cazzo stava. Spegni sto coso. Secondo me c'è tanto lavoro da fare, eh. Sembra piccolo, ma in realtà il lavoro è enorme. Piano terra 5 prove ci stanno. Una l'avevamo raccolta. Questa è quell'altra. Madre fanatica, tutto è iniziato da quando Adam è tornato a casa dai suoi studi. La prima cosa che ho notato sono stati cambiamenti improvvisi di temperatura. Frate, ma tutto questo è nato perché un pazzo voleva far abbassare il prezzo di questa casa per comprarla. Le cose hanno cominciato a muoversi da sole. A quel punto ero sicura che Adam fosse posseduto. No, signora, non mi dire che ha ucciso suo marito perché pensava fosse posseduto. Dovevo salvare il mio bambino, salvare la sua anima dallo spirito maligno che era in lui. Ah, quindi lei ha ucciso il marito. Signora, ma com'è arrivata a suicidarsi in questa maniera brutale? Ah, si è massacrata col coltello. Dopo aver ucciso la sua famiglia, si è infilata il pugnale al cuore. Sì, ma c'è un altro speaker. Guarda qui, questa è una porta segreta, frate. Segreto scoperto. È come un attico rispetto a quegli appartamenti di Los Angeles. Non credo che sia un attico. Che ci faccio, scusa? Ah, dici se può rubare e basta? Sai che credo sia un posto inutile questo? Semplicemente un coso che ti dice sdrogo. Lo senti, no? È palesemente un altro speaker. Ma dove cazzo è? Ah, eccolo.
Fanculo, cogliona. Ok, manca una prova. Intanto raccogliamo tutte le prove, così siamo sicuri che ce le abbiamo. Poi tocca pulire tutto, santo Dio. Vabbè, l'ultima prova la troveremo prima o poi. Iniziamo la pulizia dell'appartamento. Io direi, come al solito, di dividere la nostra pulizia in varie sezioni. E se comincia... Oh, finalmente torniamo a pulire. Senti una cosa, ma io questo, ma come cazzo lo pulisco? Ok, però quello io come lo pulisco? Questo si può rubare, sono abbastanza convinto. Ah, ma il gatto è morto, regà. Mi sa che il gatto è ultra morto. Dammi un attimo la spugna. No, vabbè, uguale, basta che fa luce. Ok, pulisci qua. Questo si pulisce? Ah sì che si pulisce. De Cristo, frate. A posto, mi sembra strano che non si può pulire il coso. Allora, ripia la spugna, che secondo me qua ci serve la spugna. Ok. Pure sul muro forse la spugna è meglio, eh. Pulisci questa zona. Scusa, mi fai usare un attimo la scala? Guarda che figata la scaletta, oh. Guarda qui, oh. Piccola satanica. E tu ci puoi salire. Ma questa cosa è straordinaria. Non serve effettivamente a niente. Questo lo puoi risistemare. Qua non mi sembra ci sia troppo sporco. Occhio non distrugge tutti i quadri che ci stanno. Quindi stanno succedendo un po' di tutte queste situazioni. Questo si può sistemare. No. Ma come scrub, scrub, scrub? Andò, frate, acqua. Un giorno mi spiegherete come cazzo ci sono arrivate le impronte del gatto là sopra. Io ripeto che secondo me è il gatto che è il fantasma reale, eh. Sistema questo. Allora, 5 mobili su 26 l'abbiamo sistemati. Secondo me sta stanza è pulita. Comunque devo aumentare la cosa della luce, frate. Ma guarda qua, ma guarda lo stadio. Raccogli sta cosa. Ok, tutte le prove fatte, se gode. Scusa, questa? Ah, questa l'avevo chiusa. Ah, richiudila, dai. Ah no, tanto è la stanza in cui dobbiamo andare. Eccoci qua. Allora, qua la situazione si fa particolare. Ma secondo me il primo passo deve essere togliere tutti questi rifiuti di merda, sperando che nessuno si baghi all'interno delle mura. Tira fuori il sacco e se gode. Questo si può rubare? Sì, su anelli, ruba tutto, frate, te prego. Frate, qua c'è sangue letteralmente dappertutto. Comunque sta lucetta qua fa una luce clamorosa. Mettila al centro del pentacolo. Merda, frate, ma questo è difficilissimo da pulire. Poi c'è tutto il piano. Ma guarda sopra, ma holy shit. Dai, inizia a pulire sta merda. Tutto incrostato, frate. Guarda qua come se ne va. Guarda qua come se ne va. Guarda come si gode. Io vorrei proprio vedere come funzionano ste cose IRL, frate. Qualcuno di voi conosce qualcuno che lavora nella polizia scientifica? Elimina il pentacolo prima che torni Satana. Voglio fare una giornata da poliziotto scientifico da casa. Fammi un po' di pulizia, sì, perché sennò qua impazzisco. Cobby! Perfetto. Allora, signora, io purtroppo la devo prendere di forza. Purtroppo non la posso lanciare come nell'episodio precedente. Però posso fare un piccolo canestro da due. Merda. Oh, a posto, dai. Vabbè, ho fallato. A posto, perfetto. E una signora. Ragazzi, io ve lo giuro, è caduto qualcosa da solo. Ma questo si può togliere? Ah sì. Oh, elimina rifiuti 100%. Se gode. Senti una cosa, prendi Ermocio. Amocio. Ah, ne posso avere due. Oh, ma Ermocio pulisce più veloce dell'idrosborra. Scusa, a che me serve il doppio mocio? Ah, lo so io a che serve il doppio mocio, frate. Ti faccio vedere. No, ma che fai? Tu fai così. Quando uno si sporca usi direttamente l'altro e non torni indietro ogni volta che te si sborra la fica. Alla fine. Madonna, frate, ma con quanta potenza l'hai spostato? Ah, quello te diventa rosso, usi quello bianco e continui. Sistema i mobili, perché fin quando io non vedo i mobili sistemati, c'ho questo scompenso mentale che è tutto disordinato. Tutto bene? Come si gira? Ah, LT. Frate, gira sto coso. Ma non lo puoi mettere. Frate, è tipo impossibile girarlo. Diciamo che sto gioco non è fatto per joystick, palesemente. Pulisci questa sedia che credo sia completamente distrutta dal sangue. Ma poi il sangue di chi? Frate, e io ci sto a provare, ve lo giuro, ma è impossibile col joystick. Prova a pulire sto coso. Chiudi. 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 Leva sto coso. Rimetti quello là. E chiudi questo. Ah, ho preciso. Ma chi è mai passato? Qualcuno? È morto qualcuno qui? Non credo. Questo lo posso pulire senza spappolarlo? Sì. Ah, con la spugna non spappoli gli oggetti. Se gode. Frate. No, frate, ma non è normale. Cioè, con quanta potenza? Per terra, a parte sta zona, sembra quasi tutto pulito. Ok, questo è pulito e lo puoi sistemare. Ah, i cuscini vanno qua. Lo metti uno qua. Ne metti uno qua. Questo gli dai una pulita. Pure questo gli dai una pulita. Dai una pulita al tavolo. E ci stai. Lo raccogli. No, questo è extra. Aspetta un attimo. Quanti cazzo di cuscini ci avete, frate? Allora, elimina sti rifiuti che abbiamo creato lanciando di tutto e di più. Leva questo. Via tutto. Come 97? No, 97 era 100 prima. Chissà che ho distrutto. Ah, eccole. Se gode. Lancia quello lì. Ah no, non posso. Giustamente. Via questo. Non a cazzotti. Cobby da 3. Stratosferico. Questa va là, ma qua manca pulì letteralmente qualsiasi cosa. E ripeto che chi ha creato sto gioco è un malato mentale, raga. È roba troppo accurata per essere inventata. Da una pulita sti quadri che fanno cacare. Ok, questo pulito. Questo è pulito.
leva sta mano, pulisci la signora inquietante pulita. Ok, quindi tecnicamente questo lo puoi sistemare. Questo lo puoi sistemare, stai a 19 su 27. C'erano altri quadri, infatti c'è questo. Ok, 20 su 27. Questo qua lo puoi sistemare, 21 su 27. Si è mossa letteralmente da sola l'ombra. Si gode. Questo lo appoggi qua. Gli prendi pure i cuscini sua. Oh, posso dire, rispetto a 10 minuti fa, la situazione è letteralmente un'altra casa. Questa la puoi già comprare. Sto masterando i comandi da come cazzo si chiama, joystick. Stiamo a 96% di sangue, frate. Mo non ti voglio dire che questo qua sul muro è l'ultimo, ma... Merda, frate. Ah, questo è sangue, oh, amato. E mi è rimasto 97. No, sì, questa è una grossa tragedia. Dammi la lampada UV. Frate, non è che ogni volta che va a sbattere si deve spegnere. Ah, ma guarda qua che schifo. Non può rimanere 97 però. Guarda lì dietro. Capito, frate, non è possibile. Cioè, l'ho appena l'ho toccato. Ma di che è fatto? Di nuovo Kobe da 3. Kobe! Frate, lo devi tirare. Mettilo lì. A posto. Pulisce il sangue 97. Io continuo a vedere delle piccole macchie un po' ovunque. Sei matto? Mano su luce? 97. Ma qua è una merda, oh. Comunque te dovrebbe pure dire se hai pulito tutto il pavimento, raga. Perché se no, cioè, come cazzo lo capisco io dove sta il sangue? 98%. Saranno mini macchie sul pavimento. Oddio, mini macchie, frate. Quasi viene la scientifica, ci arrestano a tutti. Ma sul libro? Sul libro sacro? Sulla Bibbia? Rimasto 98 ancora? Vedi qualcosa? No, frate, il 98% non lo troverò mai. Beh, non così piccolo. Frate, c'ho la scala. Oh, frate, un'altra vita. Un altro tipo di pulizia con la scala. A posto, 100% se gode. Però rimetti i mobili in 22 su 5 mobili, ho ciccato. Ah, c'è questo? Ah, va qua. Ah, la sedia non è messa bene. Frate? Frate? Non ce la fa. Questo lo metti là. Non era sistemato quello. A te pare? Ok, 27. Piano terra fatto. Raccogli tutto. Tutto quello che c'hai. Il piano terra l'avevo umiliato. Pulito come non mai. Senza paura alcuna possiamo proseguire al piano 2. Oh, è il crocifisso che fai? Lo lasci per terra? Usato per un omicidio o una sorta di esorcismo? Probabilmente entrambi. Avevamo 3 prove. Come prima. Qua c'è un'altra prova. Raccogli quello. A posto. 4 prove. Io ti direi di trovare. Ecco l'altra prova. Mia mamma mi sta facendo morire di paura, amico. Cosa? Perché mi sveglio e lei è in piedi sopra il mio letto a pregare. Non sapevo fosse così religiosa, non lo era. Ma ora crede che il diavolo viva nella nostra casa. Sto facendo le valigie, dannazione. Non è fatto il tempo, sei letteralmente morto. Allora prendi il ragazzo, se ti faccio cascata qua che fai? Non ci arrivi, a coglione. Poggialo qua, nel chill. Piamo anche l'altro cadavere, mo che ci stiamo, che stava qua. Ok, fatto. Lascia scendere il chino quando sei pronto. Beh, te posso dire che secondo me non siamo pronti. Guarda qui, sangue a croce. Ci manca una prova, poi dovremo raccogliere tutti i rifiuti, pulimo e mettiamo a posto. Nercil, vai a capire dove sta l'ultima prova. Eccola qua. Mamma sta impazzendo, quello che vedo come un piccolo malfunzionamento, una specie di errore per lei, è una prova concreta che siamo maledetti o posseduti. Le sue medicine non funzionano o non le sta neanche prendendo queste fottute pillole. Che Dio abbia pietà di questa famiglia. Non era quella la prova. Comunque la madre era matta semplicemente, frate. Ma quella? Ah, penso fosse un altro cadavere. Ah, eccola. Ah, la prova sta qua sotto. Ok, va bene. Iniziamo a pulire sta stanzetta allora. I'm watching you. Ok, il setup ce l'avevo. Già la spugnetta, va. Già la spugnetta che qua è il top. Ah, queste macchie incrostate. Ok, sistemalo. Merda, frate, ma gli ha sparato. Entrambe le canne vuote. Male, male. Gli ha letteralmente spappolato la faccia. Questa appoggi un attimo qua. Poi continui a pulire quello che riesci. La fai alzare. Io quando ti vedo, boom. Qui che casino. Comunque posso dire che ogni missione peggiora la situazione. Cioè, mo questo era più piccolo, ma ci sto a mettere il doppio del tempo. Ma poi veramente un corpo umano fa tutto sto casino? Bah, secondo me no. A 10.000 like proviamo a vedere quanto sangue c'è in un corpo umano. Quanto sangue c'è in un corpo umano? Tipo 5 litri, 6 litri? Beh, 6 litri di sangue sono una cifra. Cioè, pensate mai che ci avete 6 litri di sangue? Che schifo, ora svengo. No, porco di... Tutto il detergente è andato così. Pulisci un attimo qua sul parquet. Posso dire che il mocio funziona meglio dell'idropulitrice? Soprattutto su queste superfici. Il tappeto è quasi finito. Dovrebbe manca solo sta macchietta. Manchiare. O pulisci col mocio qua per terra. Frate, ma è in tumore sta casa. Sembra che sono morte 22 persone. Ne sono morte 3. Arrivi alla spugna e pulisci qua, dai. I'm watching you. Ma come cazzo te permetti, a coglione? Sei fortunato. Prendi l'idrosborra e pulisci il muro. Vedi che... Cioè, ci metti molto meno. Non so perché. Forse è da potenziare l'idrosborra. Qua distruggi tutto, va bene, me ne frega niente. Guarda quanto sangue c'è, mio Dio. Oh, il muro è quasi finito.
fatto a capolì le tende. Che lavoraccio, raga, voi non avete idea. È stato, cioè, si sta dimostrando una casa complicata. Prendi il cestino e leva sti cosi, almeno li leviamo da cazzo. No, nel muro, raga, non ci credo di nuovo. A meno che non siano questi. Spero siano questi, raga, un'altra volta nel muro non ci posso credere. No, sì, ah, ok, no, non sono nel muro. Mi sa che semplicemente sono nelle altre stanze. Ma qua che manca? Manca solo quello? Piaduto, 100% dei rifiuti, ok, va benissimo. Sembra pulito, ma sta cosa si può rubare? Ma certo, fratello, sei matto, ma ruba pure quello. No, quello non si può rubare. Sembra pulita sta stanza, a parte sta macchietta qua, sempre su interruttori che mi inculano. Famo la prova del 9. No, frate, mannacciati. Sembra pulita. Allora, questa parte l'abbiamo fatta. Mo, io te direi di sistemare un attimo il corridoio, frate. Pulito tutto, manca solo... Ah no, questo, sei matto? Manca questo. Ste cazzo de mani sui muri. Ok, sistema questo e sistema anche questo. Manca la croce celtica, che non è celtica, ma che poi faremo. Chiudi un attimo sta porta che mi dà fastidio. Ma... Frate, ma prima non c'era sta roba. Siamo d'accordo che non c'era... questa roba, no? Frate, il demone c'è, ma ha incastrato il gatto. Manca tecnicamente solo questa. Pulimo sto macello. Intanto sicuramente questa va qua. Là c'è una lampada che è questa e mo la pulimo. O anche questa potrebbe essere. C'è un'altra lampada che sicuramente andrà lì. Va bene. La prendi e la poggi. La poggi magari... Bene, quindi qua se faccio così non si spacca niente. Rimbocchiamoci le maniche, rimbocchiniamoci. Pulisci tutto quello che puoi pulire, frate. Ripeto che secondo me il gatto è impossessato male e ci sta nascondendo letteralmente delle cose inquietanti. Guarda come pulisce bene il muro il mocio, frate. Poi mi spiegheranno un giorno come cazzo è possibile che il sangue schizza così tanto. Magari è vero, no? 95% di pulizia significa che siamo letteralmente molto vicini. Qua era la spugna quella che serviva. 98! Ah, c'è sempre... Sempre questa macchia qui. Ma 98 perché c'è letteralmente una croce sul muro. Definitely not God. Non è opera di Dio. Luogo pulito. Oh, ma ho finito tutto, eh. Ripeto, secondo me manca un segreto, perché è impossibile che ce ne sia solo uno. Dietro queste scatole magari? C'è un cazzo qui. Per gatto ci ha riprovato? No. Io sto perdendo veramente tempo a cercare un segreto che probabilmente non troverò letteralmente mai. E cioè, nel senso, non si sa. Fermo. Frate, stanza segreta. I got some brividi. Oh, ruba tutto. Questi sono grossi soldi da rubare, frate. Ma guarda qui. Ma guarda il gatto. No, frate, c'è il gatto fantasma. Ma no, raga, il gatto fantasma. Io mi merito tutto tranne il gatto fantasma. Te lo posso dire che non me lo merito? Io non me lo merito il gatto fantasma. Io te sto solo a pulire casa, frate. Ne voglio solo andare. Secondo me abbiamo finito e potremmo scappare da sto luogo infestato. Prendi tutto quello che puoi prendere. Smaltisci i sacchi della spazzatura, nel senso che l'ho lasciati di sotto. Sì. Glieli posso far arrivare là, cazzotti? Ma palesemente sì. Palese. Oh, abbiamo finito. Ah, omicio, è stato un onore. Ma io me do velocemente anche. Vattene via. Vattene. Sangue 100%. Spazzatura 100%. Mobili 100%. Mi sa che è il primo livello perfetto che famo, eh. Prove tutte. Secondo me anche i segreti, a meno che non ce ne siano tre. Corpi tutti. Una cifra di roba rubata. Guadagno finale 10k puliti. Dammi i segreti, dammeli tutti, te prego. Cassette trovate tutte. Ma sta roba significa che i segreti l'ho trovati. Mancavano due segreti. Ma questo è matto? E anche questa ce la siamo lasciata alle spalle. Uso i punti e ci rivediamo dopo. Farei ovviamente batteria illimitata della torcia, regà, che è una cosa clamorosa. Ho fatto velocità di pulizia 2, aumenta la velocità d'uso di mocio e spugne. E poi aumenterei un po' queste robe qui, perché sì. Per mocio che si macchia più lentamente, applica. E poi posso sceglierlo sia uno che l'altro, in realtà. Ok, va bene, facciamo così. E direi che potremmo andare a dormire. E anche oggi la giornata è terminata. Non mi ricordo dove sta. Se dorme! E anche oggi abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. Pizzeria De Matteo nel prossimo episodio, fratello. Gli abbiamo lasciato fare tutto quello che vuole per troppo tempo. Qualcuno ha chiamato Big G. Who's laughing now? Omicidio de mafia violentissimo. Guarda, ma è la parte 2 del videogame questa. È la trama. Cioè, cioè, della trama. Per favore, giuro che non dirò niente. Morto. E lui si mangia la pizza comprata nel posto in cui hanno ucciso il signore. Le cose si fanno calde. Ci vediamo sabato prossimo con un altro appuntamento di Crime Scene Cleaner. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Big Jim. Ciao.